Il sentitissimo derby del Dei Marsi finisce 2-2 dopo tante emozioni e 4 grida di esultanza. 2 per parte. Avezzano col diavolo in corpo dopo la vittoria del Riviera delle Palme con Pokeshi che chiede ai suoi il primo regalo da scartare in casa. Dall'altra parte Pagliari non può utilizzare Belloni provando Misuraga come riferimento offensivo e dopo circa 6 minuti la scelta gli dà ragione. Dopo un batti e ribatti in area la sfera cade proprio nei pressi di Misuraga che si gira in un piccolo fazzoletto e col mancino fredda Zamarion. Per l'Avezzano potrebbe essere una mazzata clamorosa, ma proprio dallo svantaggio i biancoverdi trovano la forza per non solo reagire, ma soprattutto giocare bene. Pokeshi aggiusta i suoi, con Verna in pieno possesso della patente di guida per gestire il centrocampo, mentre Konaté è abile a sgusciare via sia a destra che a sinistra. E proprio da un affondo del 47 arriva il pari dei marsicani. Il pallone messo al centro forse subisce una leggera deviazione, ma l'intervento del numero 12 rosso-blu è goffo. Il Dei Marsi esplode di gioia ed è 1-1 al minuto 21 della prima frazione. L'Aquila stavolta il contraccolpo lo subisce con l'11 ospite incapace di portare insidie a Zamarion e soci. Soci che invece trovano la forza per andare a far male con un super De Silvestro rischiano tra virgolette di procurare una ferita profonda agli ospiti. Il palo salva Michelin. Il primo tempo si chiude con questa emozione e con l'Avezzano sicuramente più in palla malgrado lo svantaggio iniziale di Misuraga. La ripresa inizia con l'Avezzano immediatamente pericoloso col solito 11 in casacca bianco-verde. Di Silvestro controlla e si accentra, poi scarica un mancino con Michelin costretto al corner. De Silvestro che continua a imperversare a destra e vantaggio marsicano che meritatamente arriva al minuto 11. L'esterno biancoverde controlla e lascia sul posto Di Santo. Con tutta la rabbia in corpo, l'esterno scarica in fondo al sacco il pallone del sorpasso. L'Aquila ci prova con troppa timidezza e la conclusione di Russo al 13° fa un leggero solletico alle coronarie dei tifosi avezzanesi. Alessi, 4 minuti più tardi, può incidere in zona offensiva, ma la sua conclusione è out. Pagliari effettua allora diversi cambi e anche Giampaolo prova a dare uno scossone, ma anche la sua traiettoria non fa male a Zamarion. L'Avezzano al 30° può tentare la battuta aerea, ma il colpo di testa da 2 passi si spegne e muore sulle braccia di Michelin. L'Aquila ci prova come può anche da piazzato e a 10 minuti dal triplice fischio trova l'occasione per impattare la partita. Vanegas crossa al centro da corner, la palla arriva sulla sagoma di Guidobaldi che con la mano intercetta la traiettoria. La carambola sta per agevolare Del Pinto prima di tornare nei pressi dell'ex recanatese che cade a terra sull'intervento netto di Senese. Pani indica il dischetto tra le proteste di pubblico e squadra biancoverde. Dal dischetto Vanegas non sbaglia con l'argentino che spiazzando Zamarion porta a 6 le marcature stagionali. Nel finale, a 2 dal 90° ci prova ancora Vanegas, ma Zamarion respinge in angolo l'ultima emozione di un derby caldissimo.